nella Zoom gli chiedo: Eugenio, come sta andando? No, come chiuso poi dicembre? Mi pare che era così. Lui, un attimo, che il microfono funziona e qui faccio capire, perché se no, se ve lo dico a parole, non passa il messaggio, ve lo farò vedere. Quando gli chiedo come è chiuso poi dicembre, non funziona il microfono, poi a un certo punto mi dice: Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ma sono alle Canarie, basta? Ti basta? Cioè, ragazzi, cazzo, questo è impagabile. Ok, mi paghi perché ti porto il risultato, do un servizio, porca miseria. Quelli che vengono fuori dicono: Ah, mi porti il risultato e poi ti pago con le percentuali delle royalties. Ma ragazzi, io mi dovrei prendere l'80% allora per darti le briciole, perché se io faccio il lavoro, il mio team fa il lavoro, ok? E tu cosa vuoi? Le royalties sul lavoro che ti diamo noi, non ti do niente. Come fai a prendere royalty su qualcosa che facciamo noi? Ok? Anzi, semmai, e questo devo ringraziare quelli che fanno questo tipo di osservazione intelligentissima, dovrei pensare, oltre a chiedere i soldi di tutto il materiale che diamo, dovrei anche imporre una royalties sui guadagni che fate. Obiettivamente ci potrebbe stare. No, che poi noi vi portiamo a fare, so, 5K al mese sono 60.000 euro all'anno. E tu a me ne dai 4, 5, 6. Eh no, devi pagarmi le percentuali. Mi farò pagare le royalties, probabilmente. Potrebbe funzionare, qualcuno lo fa. Abbiamo preferito non farlo per il momento, però dovrei farlo. Ringraziamo anche Filippo. Per il feedback, io confermo tutte le volte, ci manca. Non ho tempo da perdere, non seguirei le live pubbliche anche dopo aver acquistato il corso se fosse una truffa. Lo so, ma io li capisco, sai Phil, cos'è il discorso? Che giustamente le persone sono in base da questi, chiamiamoli apostoli, scherzosamente, ma non ce l'abbiamo con loro perché non sappiamo chi sono. Da questi apostoli che hanno tutti la ricetta magica, no? Però per chi fa publishing, e quindi le live, sa benissimo che questo è un business che funziona veramente. Cioè, io vi ripeto, io non mi stancherò mai di ripeterlo e lo dico anche costantemente nelle live Zoom private, io non conosco, cioè non c'è il vicino di casa qui che qua negli Emirati Arabi con la famiglia. Perché vende i prodotti in dropshipping, ragazzi? Non ci so, non ci so. Vorrei accontentarvi dicendovi: sì, ci sono, non ci sono quelli che vivono qua stabilmente perché hanno i canali YouTube, ragazzi. Ci sono quelli di content creator, sai chi? Sapete chi? Io li ho incontrati spesso. Diana e Roma, Diana e Roma, sono i due bambini, ma parliamo di quelli che hanno canali per bambini, non è YouTube Automation, cioè quelli sono i content creator, sì. Quelli ci sono. Ma cazzo, ma quello è un lavoro, quello è un personal brand. Cioè, registrare contenuti, come se io tutti i giorni metto a registrare contenuti informativi oppure di entertainment, quindi per intrattenere le persone. Mentre publisher ce ne sono. Anche questo è comprovato, il fatto che ci sono publisher che vivono a Dubai, che vivono solo di publishing. Io stesso sono stato il primo italiano in assoluto che è venuto a vivere a Dubai facendo solo self-publishing. Anche questo è comprovato. Qualcuno si fa pagare il 30% delle royalties. Sì, ma Giancarlo, Peaceful Mind, dovrei farlo. Perché quello che noi stiamo offrendo in questo momento è una roba da fuori di testa. Infatti, i miei consulenti stanno spingendo affinché io alzi i prezzi. Vi dico, abbiamo fatto un accordo oggi pomeriggio col team per aggiornarci su un po' tutto, no? Si fa settimanalmente con il team e loro continuano a dire: Yuri, ma tu, cioè, devi alzare i prezzi. Le Zoom quante volte ci sono a settimana? Una, ragazzi, ci cioè, fa 50 Zoom a settimana, così ci vogliamo raccontarci il tempo? No, una, beh, è più che sufficiente e anzi, ho visto che aiutano tantissimo raggiungere risultati, perché le persone non fanno mai, nessuno fa mai una coaching a settimana, è possibile. E cioè Simone,
Floris, che settimana scorsa ho fatto le sue domande, 6, 7, 8, 10 domande. Ciao Stefania Garbin, come stai? E ha risolto tutti i suoi dubbi. Stefania Garbin, se vai sul canale delle comunicazioni Telegram, dovrei aver messo il link. Ci vediamo nella Zoom stasera. Se vuoi entrare nella Zoom e fai fare qualche domanda, ci siamo. Mi sembra corretto, non vedo lo scandalo. Tutti in lavoro ed è sacrosanto riconoscere percentuali sui guadagni, come a tutti.